Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questo gameplay andremo avanti nella regione di Johto e probabilmente raggiungeremo Amarantopoli, ma nel frattempo vi faccio vedere la mia squadra. Abbiamo Heracross al 25, Belief al 28, Totodile al 29, l'immancabile Pikachu al 56, Cyndaquil al 29 e Noctowl al 27. Se vedete che sono stati curati e leggermente allenati rispetto all'episodio precedente, è perché tra questo episodio e quello precedente sono passati un po' di giorni e nel frattempo ho dato anche una bella velocizzata al mio Living Dex, che vi farò vedere appena arriveremo al centro Pokémon. Lei non l'avevo ancora battuta. Quindi andiamo a battere questa, credo che sia una pupa, una bellezza, una lady, ok. Con Wobbuffet femmina, vedete il rossetto sulle labbra. Allora, contro Wobbuffet direi di andare di Heartquake. Mirror Coat, va bene. Proviamo con Horn Attack, quindi adesso gli facciamo più danno, non molto. Rock Slide, non penso gli faccia più danno, sinceramente. Io continuo a usare Mirror Coat, che non penso sia destino obbligato, credo. Ok, addio. Va bene, ciao, addio bellezza. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, come sempre, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Siamo ora nel percorso 37, qui c'è una lotta in doppio, immagino, che affronteremo con Heracross e direi Noctowl, che sono quelli che devono prendere più livelli. E in più potremo fare la combo terremoto e un altro attacco avendo un Pokémon di tipo volante. Oh, Hitmontop e Hitmonlee, la prima volta forse che vediamo un Hitmontop. Tra l'altro, a proposito di Hitmonlee, sono andato a catturarlo, laddove ho trovato anche Hitmonchan. Mentre su di loro usiamo Psichico su Hitmontop, che credo sia quello che abbia la difesa più alta tra tutte e due. Infatti è quello che ha resistito di più. Ah, ha flinciato, peccato. Il nostro Noctowl ha flinciato. Ok, un altro bel Earthquake, Hitmonlee va giù. Noctowl a livello 28, vorremmo imparare Takedown, che non è male, Takedown. Però preferisco ritorno a questo punto. Triple Kick. Sa che Noctowl qui ci lascia, sì. Addio Nocti. Manderemo in campo Belief. Heracross userà un'incornata semplicemente, vai. Non ci sarà bisogno di altro. Ok, nel frattempo toglietemi un dubbio, quelli tra voi che magari stanno facendo anche voi il Divindex. In questa Acrom, i Pokémon che si evolverebbero tramite scambio, intanto qua abbiamo una lotta tra Gary con Umbreon e un ragazzo con Alakazam, ma i Pokémon che si evolverebbero tramite scambio con un oggetto tenuto, bisogna farli evolvere tecnicamente dandogli l'oggetto e poi facendoli salire di livello. Però alcuni Pokémon si evolvono solo di rotte, sbaglio, perché ho provato a far evolvere un Scyther in Scizor dandogli la metal coperta e facendolo salire di livello, però non si è evoluto ed era giorno, quindi non saprei. Se riuscite a risolvere questo dubbio me ne sarei grato. Parliamo con loro. Salve Gary. Umbreon, finiscilo con Hidden Power e Forza Segreta. Umbreon. No, il mio Alakazam. Non male, Glacial. Vorresti combattere? Scusa, ho cose molto più importanti da fare. Addio. Ok, il suo Eevee si è evoluto in Umbreon, quindi. Non posso crederci che mi abbia battuto. Che allenatore incredibile. Beh, magari sei tu che sei una pippa, caro. Allora, altra battaglia in doppio. Le Kimono Sisters, le sorelle Kimono, sono così fantastiche. Posso analizzarti? No, aspetta, cosa stai dicendo? Cosa intendi con posso analizzarti? Anna. Heracross e Totodile. Ok. Allora, andremo con Rock Slide su tutte e due. E il suo Zubat, che ha chiamato Mimi, dovrebbe morire. E poi andremo di... Crunch non dovrebbe essere molto efficace contro Folletto. Chip Away cos'è? Non mi ricordo cos'è Chip Away, ragazzi. Aiuto. Usiamo Chip Away, vediamo cos'è. Una mossa che fa danno, perfetto. Quindi la useremo di nuovo. Horn Attack e Chip Away, via. Ah, si è innamorato il nostro Heracross, eh?
un bel Wigglytuff. Allora, usiamo Horn Attack. Non ha il mosso di tipo lotta, vero? No, non ancora. E un bel Crunch. Ah, è vero che folletto ora, mannaggia me. Vero che folletto. Quindi fa meno danno il buio. Ok, buono. Dottrell è a livello 30. Mamma, sei davvero in ottima forma. Grazie per avermi analizzato. E siamo arrivati ad Amarantopoli. Allora, vediamo se ci sono degli strumenti nascosti, tipo qui. Hyper Potion. Poi qui abbiamo una Ultra Ball. Ed infine, vediamo un po', se vedo magari qualcos'altro che mi ricorda la possibile presenza di un strumento invisibile. Qui, Red Candy. Ok, dovrebbero essere tutti. Andiamo a curarci al centro Pokémon. Eccoci qui, ad Amarantopoli. Potremmo addirittura provare a sfidare la palestra a questo punto, eh. Intanto vediamo cosa c'è da fare in questa città. E nel frattempo vi faccio vedere anche molto velocemente come sta andando il mio nuovo Living Dex. Allora, a quelli di Kanto ho dato una bella velocizzata. Questo era già completo. Questo l'ho completato facendo evolvere Nidorina in Nidoqueen con una pietra lunare. Qui ho praticamente catturato un Machoke che farò evolvere in Machamp facendolo salire di livello. Ho catturato un Ponyta che farò evolvere in Rapidash facendolo salire di livello. E per il resto qui avevo già fatto tutto. Ho fatto evolvere un Haunter in Gengar che si è evoluto a livello 35 senza aver bisogno di nessuno scambio. Ho catturato un nuovo Voltorb che tra l'altro era raro e l'ho fatto evolvere in Electrode. Ho catturato un Hitmonlee. Ho fatto evolvere il mio Rhyhorn in Rhydon. E per questa parte è tutto. Poi qui, allora, vediamo un po', Qua mi sembra ci fosse già tutto. Ho revitalizzato l'Amber antica per avere il mio Aerodactyl e ho fatto evolvere Dragonair in Dragonite. Eccoci qui. Tra l'altro tutto allenato a mano, cioè niente trucchi con le caramelle rare o altro. Tutto allenato a mano. Così si fa. Ho fatto tutti gli starter di Yoto. Ho fatto le uova e abbiamo tutti gli starter di Yoto. Eccoli qui. E ho fatto evolvere i Pokémon che per adesso potevo far evolvere. Quindi Sentret, Furret, Utut, Noctowl, Ledyba, Ledian, Spinarak, Ariados. Poi ho catturato tre Merip e li ho fatti evolvere, come vedete, fino ad Ampharos. Merrill in Azumarill. Due Sunkern ho preso, ma aspetto di farlo evolvere per non sprecare una pietra solare, perché potremmo forse catturarlo. Come si chiama lui? Sunflora. Poi ho fatto evolvere Wooper in Quagsire, Pineco in Fortress. Lui me lo tengo qui per ricordarmi che qui ci sarà Slowking quando otterrò una roccia di re. Snubbull in Granbull. Qui il nostro Scyther che ho fatto salire di livello per ben tipo 2-3 volte perché magari, non lo so, c'era qualche bug e non mi si è evoluto, probabilmente devo farlo durante la notte. Un altro Heracross. Haunturk che ho fatto evolvere in Houndoom. Qui un Seadra che diventerà il nostro Kingdra. Porygon 2, fatto evolvere semplicemente dandogli l'upgrade e facendolo salire di livello. Tyrogu che diventerà Hitmontop, dovrà giocare un po' con le statistiche perché deve salire a livello 20, se non ricordo male, avendo sia l'attacco che la difesa uguali per evolversi in Hitmontop. Qui penso ci sarà Smoocham, qui abbiamo un Elekid, fatto l'uovo con Electabuzz, e qui penso basta. Ah, ho fatto l'uovo di Merrill per avere Azurill, e ho fatto l'uovo di Sudowoodo per avere Bonsly. Eccolo qui. No, giù, 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 giù. Non lo voglio spostare. E per adesso ho fatto tutto. No, aspettate. Faccio così, così almeno se catturo un Pokémon non mi va in culo. Ma mi va qui. L'ho fatto. E parliamo a questo tipo. They don't let anyone go up the bell tower. Non lasciano andare più nessuno sopra la torre della campana. La torre campana, meglio. Qui dentro cosa c'è? Salve. Vorrei giocare nella torre bruciata, ma i miei parenti sono così severi. No, cioè i suoi genitori sono così severi, non parenti. If I were you, I would stay away from the burnt tower. Its footing isn't what it used to be. Sì, praticamente ci ha consigliato di stare alla larga dalla torre bruciata. Salve. Morty non è alla palestra. Morty, che se non sbaglio, viene tradotto con
Alessandro, forse? Sapete che non ricordo? Oh, this sucks. Non mi ricordo come viene trovato morti. Forse è davvero Alessandro. Allora, vediamo un po', eh. Salve. Le Kimono Girls usano una forma di Eevee ciascuno. Ciascuno. Mi dispiace, ma non posso lasciarti passare. Una gara Pokémon sta avendo luogo e... Oh, ho capito, basta. Ah, perché l'ho girato... Aspetta. Ma quindi io posso passare ora? Ok, no, questo è un bug, grazie, non lo sfrutto. Perché io l'avevo girato di qui, no? E quindi lui mi interrompeva ogni volta che passavo di qui, perché allora hanno scriptato il personaggio in modo che ti interrompesse quando gli passi davanti allo sguardo. Io però, avendolo girato di qua, mi interrompeva quando passavo di qua e mi lasciava passare di lì. Ok, non voglio sfruttare questo bug, ovviamente. Non mi sembra il caso. Ok, un Pokémon Market un po' vuoto questo. Andiamo a comprare qualcosina, tipo 4 Ultra Ball, poi una decina di Mega Ball per avere anche la Premier Ball in regalo e una decina di Pokéball per due. Così almeno abbiamo altre due Premier Ball in regalo. Ecco fatto. Poi potrebbe magari comprare anche qualche super pozione. Sì. Va bene. E basta, direi che va bene così. Perfetto, salve! Ah, le Kimono Girls sono così carine. Sta alla larga. Tu stai alla larga, va? Ok, Marantopoli, una città storica. Per la Torre Campana, immagino. Allora, contro le Kimono Girls. Non ho idea di chi mandino per primo loro come forma di Eevee. Manderò il mio Heracross e via. Vediamo un po' cosa... Satsuki! Sembri pronto per una battaglia. Non voglio deluderti, non mi veniva la parola. Non voglio assolutamente deluderti. Ok, Jolton, non la scelta più adatta per iniziare, però abbiamo Earthquake. Bisogna vedere se siamo più veloci, perché Jolton è uno dei Pokémon più veloci in assoluto, e infatti è più veloce di noi. Però non usa un attacco di tipo elettro, quindi addio Jolton. E questo, il nostro Heracross sale a livello 28. Oh, eccellente. Penso che sia il mio turno ora, va bene. Vediamo chi mandano loro. Vaporeon. E qua toccherebbe mandare Bailiff. Dai, mandiamo Bailiff. Belle le evoluzioni di Eevee. Qual è la vostra preferita? L'evoluzione di Eevee. Mannaggia, lei che ha usato un attacco di tipo... Ghiaccio. Energy Ball. Ah, me lo fa fuori. Oh, che culo. Un PS. Che culo, va bene. Ottimo così. Così potente. Sì, ho sculato qua. Il potere delle forme di Eevee ti distruggerà. Se ne siete sicure, io non sono nessuno per dirvi di no. Tamao. Umbreon. Bello Umbreon. Tipo buio. Tipo buio, quindi servirebbe un attacco di tipo lotta. Oppure coleottero. Non abbiamo nessuno dei due, quindi andremo con Horn Attack. Umbreon, se non sbaglio, ha una difesa speciale molto alta, ma anche una difesa base molto alta. Davvero difficile da tirar su. Infatti servono 4 attacchi di Heracross. Ecco fatto, addio. Wow. Dovresti essere stanco ormai e pensi di finirmi quindi? Qualcosa con Espeon? No, Flareon. Beh, con Flareon non mi farai nulla, te lo posso assicurare. Espeon magari avresti potuto mettermi un po' in difficoltà, ma... Flareon. Perché ero già pronto a mandare Totodile con Crunch. Un caso. Dai però, non diminuirmi la precisione, che palle. Usiamo Surf. E infatti non attacca. Adesso magari flincia. No, attacca di nuovo. Ultima opportunità, Totodile. Se muori ti sta bene. Ti sta bene, basta. È fallito 2 volte su 2 surf. Quindi non hai alcun motivo di recriminare. Mandiamo il nostro Knockout. E usiamogli un bello psichico. Niente male. Ok, per fortuna non ci ha bruciati. Bella l'ipnosi che hitta così. Vai, psichico di nuovo.
Dormi, dormi, bel bambino. E addio. Gli è allenati molto bene, ci dice. I'm not that powerful, but I will try my best. Ah, ce n'è un'altra, mannaggia. Pensavo fossero quattro, erano solo in quattro. Ah, però ha Eevee base. Vabbè, allora non è un problema. Con Eevee base un bel terremoto. E addio. Mi spiace, tu eri la più scarsa di tutte. Sei stato davvero grande. Prendi questo come nostro ringraziamento. E ci dà Shadow Ball. Shadow Ball non è davvero niente male, ragazzi. Tra l'altro, se non sbaglio, Eevee la può imparare. Se non ricordo male, Eevee può imparare Shadow Ball. Però non le sue evoluzioni. Cioè, se non ricordo male, è una di quelle cose un po' così, un po' strane. Vediamo se qualcuno dei miei Pokémon la può imparare Shadow Ball. Perché per la palestra, che sarà di tipo spettro, non dovrebbe essere niente male. Quindi. Ah no, aspetta, sto andando dall'altra parte. Shadow Ball, eccola qui. Vediamo, Un Noctowl? Subito? È speciale, vero? Sì, perfetto, allora. Perfetto, è al posto di ritorno. Al posto di ritorno, assolutamente. Un attacco, un'ottima aggiunta alla nostra squadra come a livello di attacco, perché Noctowl, cioè non avevamo un attacco di tipo spettro e Noctowl si prende un altro attacco speciale, che è ottimo, perché vi faccio vedere tra l'altro che Noctowl ha un buonissimo attacco speciale. Mentre attacco fisico non è proprio un granché, vedete, 33 di attacco fisico, 56 di attacco speciale. Tra l'altro 33 di attacco fisico con 0 EV, quindi pessimo comunque. Bene, e per questo video è tutto. Nel prossimo andremo alla torre bruciata, andremo a battere la palestra e completeremo quindi la città di Amarantopoli. Ti ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!